Buongiorno, sono Luca Limonta, il responsabile della preparazione atletica del Brescia Calcio e siamo qua per parlarvi dei sistemi K-Sport. Lavoriamo con K-Sport da diversi anni ormai e in modo specifico con Mister Inzaghi da 6 anni. La continua evoluzione delle tecnologie K-Sport ci ha permesso di modificare e migliorare negli anni il nostro sistema di analisi e controllo degli allenamenti. Attualmente utilizziamo 2 sistemi per analizzare e controllare sia gli allenamenti che le gare. Utilizziamo il sistema K50 Live per il monitoraggio degli allenamenti e per il controllo dei carichi di lavoro, lavorando con un allenatore giovane e moderno che è molto attento ai carichi di lavoro e al controllo di tutto. E questo sistema ci permette di controllare sia in tempo appunto live come sta andando l'allenamento, che poi successivamente controllare l'andamento dei carichi sia settimanali che mensili. Per quanto riguarda invece l'analisi delle gare, utilizziamo un sistema di intelligenza artificiale di cui vi parlerà poi Daniele. Ogni staff poi può scegliere tra molteplici parametri grazie alla flessibilità della piattaforma Dynamics. Sono Daniele Cenci, lavoro per il Brescia Calcio e mi occupo di preparazione atletica, nello specifico dell'analisi dati. Per quanto riguarda l'analisi delle partite, utilizziamo ormai come staff da diversi anni un sistema di intelligenza artificiale che è stato brevettato diversi anni fa e che è basato su algoritmi e criteri matematici, che ci permette di avere un dato sia per quanto riguarda l'efficienza a livello tecnico-tattica e un'efficienza a livello fisico. Questa analisi è sicuramente uno step avanti per noi all'interno dello staff, perché ci permette per la prima volta di andare a analizzare la partita non più in termini solamente quantitativi ma anche in termini qualitativi. Questo perché? Perché grazie a questi dati che derivano da questo sistema abbiamo un indicatore per quanto riguarda l'efficienza tecnica, che ci va a dare un dato su ad esempio i movimenti ottimali, le scelte di gioco, i passaggi e tutto quello che riguarda quindi la qualità che viene fatta in campo. La stessa cosa viene poi calcolata anche per quanto riguarda la parte fisica, quindi non abbiamo più un valore della quantità, quindi quanti chilometri ad esempio sono stati percorsi, ma come sono stati percorsi, e questo è sicuramente fondamentale per noi per andare ad analizzare al meglio quello che è avvenuto durante la partita. Dal punto di vista pratico poi andiamo a lavorare con questi dati utilizzando appunto con i giocatori dei video, perché tutti questi parametri che ci vengono forniti sono poi abbinati a dei video e che ci permettono di andare a programmare e organizzare delle sedute video individuali con i ragazzi per fargli vedere quello che è successo all'interno della partita e andare a migliorare i vari aspetti, ad esempio dove sono stati più o meno carenti. E questo è sicuramente molto importante anche dai feedback che abbiamo avuto dagli stessi giocatori.